Lotta dura sarà! Chiediamo che la Regione ascolti finalmente gli studenti in materia del diritto allo studio. Flash mob degli studenti napoletani e campani a Piazza San Domenico, nel cuore antico del capoluogo, per chiedere scuole più sicure e più servizi, a cominciare dai trasporti. La manifestazione, a pochi giorni dal faccia a faccia tra una delegazione di studenti e i vertici dell'assessorato regionale all'istruzione, in calendario venerdì 24 febbraio. Sentiamo direttamente dagli studenti i motivi della protesta. Il 24 febbraio, dopo 2 anni di mobilitazioni, assemblee e costruzione politica da tutta la regione, 100 studenti da tutte le province incontreranno l'assessorato all'istruzione della regione Campania per rimettere i pezzi insieme di una scuola in macerie. A partire dalla pandemia abbiamo assistito ogni giorno a compagni di scuola che l'abbandonavano prematuramente, a un aumento del 70% dei disturbi di ansia e stress tra i giovani, a scuole che crollano e si allagano e a trasporti insufficienti e inadeguati. Davanti al sistema che è entrato in crisi durante la pandemia, noi abbiamo colto l'opportunità di rimettere il sistema in discussione, a partire dalla scuola, a partire dal posto che dovrebbe trasformarla e reimmaginarla. E reimmaginare il mondo da zero.